Referendum in separazione Vanessa Maestre, Zai annuncia settimana prossima fisseremo la data. Cacciari e la crisi del PD, l'ex sindaco analizza la bruciante sconfitta dei Dem. Nuovo Parlamento, l'opinione dei veneziani, si riuscirà a formare un governo? Pensione San Giacomo del Nord, sgomberato l'ex teatro anatomico. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione di Rete Veneta che non si ferma mai, siamo sempre sul pezzo, in prima linea per raccontarvi quanto sta accadendo. E ci potrebbero essere delle novità importanti la settimana prossima per quanto riguarda il referendum per la separazione di Mestre da Venezia. Il governatore Zaia ha annunciato: con la prossima giunta decidiamo la data ufficiale. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, indirà il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre durante la prossima seduta della giunta regionale. La delibera è pronta, annuncia, manca solo la data della consultazione, riguardo alla quale ho chiesto un'analisi per valutare i pro e i contro ed evitare sovrapposizioni con eventi come la regata storica. Confermo l'ottimo rapporto col sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, puntualizza il governatore, ma il referendum non è in discussione. Questo è un impegno che ci siamo presi e fra l'altro è un adempimento rispetto a quello che dice il Consiglio regionale, che dà in capo a me e quindi alla Giunta l'obbligo di fissare la data per la consultazione. Data che difficilmente verrà fissata prima dell'estate, considerando l'appuntamento con le elezioni amministrative. La consultazione slitterà quindi all'autunno. Scettici gli esponenti dei comitati referendari, che accolgono con cautela la buona notizia, visti i precedenti annunci poi smentiti da parte di esponenti della maggioranza in regione. Prendiamo atto di questa ennesima rassicurazione. Ricordiamo solo che noi avevamo chiesto il referendum già nel 2014, 2015, 2016 e 2017 e dopo non si è tenuto. Aspettiamo i dati concreti. La delibera di indizione vera e propria. Sul referendum pende tra l'altro il ricorso al TAR presentato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ma Zaia ha precisato che la regione andrà avanti comunque. Sicuramente il percorso al TAR è strano rispetto alla valutazione politica che la regione deve fare. Su questa valutazione non può prescindere dal fatto che Mestre e Venezia sono allo sbando. Ormai bisogna assolutamente risollevare la situazione prima che sia troppo tardi. Stiamo andando avanti con lo stesso modello organizzativo del comune dal 1926, è l'unico comune, quello di Venezia attuale, in cui sembra che sia un valore mantenere tutte le cose così come sono. Allora, parliamo di politica. Adesso, con l'esito delle elezioni, con il PD che crolla in una roccaforte rossa storica come quella di Venezia, sentiamo l'analisi dell'ex primo cittadino Massimo Cacciari. La clamorosa disfatta elettorale del Partito Democratico a cause che vengono da lontano, secondo l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, tra i fondatori di una creatura politica alla quale non ha poi mai risparmiato i rilievi più feroci. È un partito che non è mai stato un partito e che non è mai nato, afferma Lapidario, una convivenza coatta di sensibilità e culture totalmente diverse. L'idea originaria del Partito Democratico era fallita ben prima di Renzi. Matteo Renzi, sostiene Cacciari, non ha fatto che ereditare le macerie di quello che avrebbe dovuto essere il PD in crisi profonda fin dalle dimissioni di Walter Veltroni. Poi gli errori che si sono accumulati, errori anche questi che hanno una base culturale, politica, il modo in cui è stata affrontata la questione delle riforme istituzionali, il referendum, i rapporti con il sindacato, il modo in cui è stata affrontata la questione del lavoro quasi in polemica col sindacato. La previsione del professore, che qualche tempo prima delle elezioni aveva pronosticato per il PD un risultato disastroso, è ora che il partito si spaccherà nuovamente dopo la scissione già avvenuta con i veri uguali. I risultati elettorali osservano dimostrato che anche quella è stata un errore. Una serie infinita di errori da parte di Renzi e da parte degli oppositori di Renzi, che hanno scelto i terreni di scontro sbagliati, che sono andati avanti impedendo a Renzi di fare quello che Renzi probabilmente avrebbe fatto bene, cioè il concorrente di Forza Italia, fin tanto che si sono massacrati tutti e due. Purtroppo le alternative politiche al PD non esistono, sostiene Cacciari, il centrodestra guida leghista è pericoloso per l'Italia in Europa e i 5 Stelle sono un'avventura nel senso etimologico del termine, ovvero affidarsi al caso. Certo che se il Partito Democratico non si riforma radicalmente ricadremo negli stessi errori e questa volta davvero saranno macerie e basta. Questa è l'opinione di Massimo Cacciari, parliamo adesso di politica, continuiamo a farlo con un vox tra la gente, tra i veneziani, cosa ne pensano di questi risultati? Cosa si aspetta questo nuovo Parlamento? Niente di bello. Perché? Ma perché sono
partiti che hanno avuto tanti voti dai quali non mi aspetto nulla di bello. Sicuramente cose positive, non negative, perché di negatività in questi ultimi anni ne abbiamo avute parecchie, quindi sicuramente la formazione di un governo e quindi che possano governare per tutto il periodo della durata dell'iter parlamentare, quindi non che cade il governo e dopo dobbiamo riprendere e andare a votare. Le coalizioni vanno fatte, sì, ma con persone della stessa identità, siccome che la Lega ha un metodo suo, 5 Stelle ha il suo metodo, Berlusconi ne ha un altro, PD non vuole parlarne, problema difficile, per me è irrisolvibile. Andiamo a votare di nuovo. Speriamo che facciano come abbiano detto, che diminuiscano un po' le tasse e gli diano lavoro a questi giovani che sono un po' in difficoltà, diciamo. Lei ci crede? Ma la speranza è l'ultima a morire, quindi speriamo che sia la volta buona. Speriamo più lavoro, assolutamente, e una più equa distribuzione della ricchezza, speriamo. Mi spero solo che ne aumenta le tasse, perché ogni governo che va su gli aumenta qualcosa, invece di diminuire. Non commentiamo. Perché non è contenta? No, spero che comunque le persone crescano, che l'Italia cresca e che in generale comunque si progredisca meglio e che si salvi un po' da quello che sta succedendo, perché cioè che finalmente abbiamo un'Italia migliore di quella che abbiamo avuto fino adesso, soprattutto per i giovani. Lei è ottimista? Ma guardi, speranzoso più che ottimista. Sono in attesa di vedere che come si svolgerà la questione e che come tamponeranno la situazione. Ecco, sto a vedere, diciamo che aspetto. Giornata di sgomberi per quanto riguarda Venezia. Partiamo con il primo blitz della polizia locale nell'ex palazzina, sede stabile che era della Telecom. Siamo a Mestre in via San Damiano. Non è la prima volta che gli operatori della polizia locale e quelli di Veritas intervengono per ripulire lo stabile occupato da sbandati. In questo caso era diventato il covo di una banda specializzata in furti, numerosa la refurtiva recuperata per un valore di 20.000 euro, fondamentale quindi il blitz della polizia locale che ha inferto un duro colpo a questa banda di ladri, di banditi che operava nel veneziano. E a proposito di questa banda, possiamo andare a sentire il commento dell'assessore alla sicurezza d'Este. Lo faccio partire immediatamente. Il luogo qui all'ex Telecom che avete trovato? Purtroppo abbiamo trovato una grossa base operativa logistica, abbiamo rinvenuto diverso materiale appunto di persone che stazionano qui, ma sembra più per motivi operativi, quindi dall'abbigliamento a oggettistica di vario genere, a wifi, tecnologia di ogni tipo, qualche monile, degli orologi, parecchi telefoni e armi da scasso in maniera molto importante, cioè veramente molta attrezzatura per lo scasso. Quindi stiamo provvedendo ora allo sgombero e alla bonifica del sito proprio per metterlo in sicurezza e evitare che si replichi per l'appunto la situazione. Queste le parole di Deste. Momenti di tensione anche in centro storico per lo sgombero dell'ex Vida, guardate. Poliziotti e carabinieri si sono presentati in forza nelle prime ore del mattino in tenuta antisommossa e hanno circondato l'immobile dell'ex osteria La Vida in campo San Giacomo dell'Orio per dare esecuzione al sequestro penale preventivo ordinato dal Tribunale di Venezia. Lo stabile, anticamente sede di uno dei primi teatri anatomici d'Europa, era occupato dallo scorso settembre, quando un collettivo di cittadini ne aveva preso possesso rivendicando spazi pubblici per i veneziani. A far scattare la protesta, la vendita dell'ex osteria da parte della Regione Veneto a un imprenditore che vorrebbe aprirvi un nuovo ristorante. Il problema è capire se in questa città devono esserci dei luoghi pubblici gestiti dalle comunità e vissuti dai cittadini oppure se c'è solo turismo, appunto. La nostra iniziativa, che non si ferma qui perché andrà avanti nelle forme e nei modi che decideremo, tende a far pesare le comunità dei residenti per la presa in mano, la gestione e la vita nella loro città. Gli occupanti non hanno potuto far altro che obbedire agli ordini delle autorità, uscendo ordinatamente dall'edificio. Non si sono registrati momenti di tensione. Il materiale che serviva alle attività messe in piedi in questi mesi, tra cui una ludoteca per i bambini, è stato spostato in campo. Intorno al gazebo si sono radunate decine di veneziani, decisi a dar vita a un presidio di protesta. Non sono nonna, però mi piacciono i bambini. Ed ero
contenta quando c'erano i bambini che giocavano qua, che era diventata una ludoteca, e sono stata contenta di conoscere un poeta che è veneziano e vicino di casa, ma che è molto bravo, Francesco Giusti. Io, se non fossi andata alla presentazione di questo libro di poesie fatta niente meno che da Agamben, io non avrei conosciuto Francesco Giusti. Mi hanno fatto del bene a me questi ragazzi che col freddo, quando gli hanno tolto la luce, il calore e tutto, sono rimasti qua. Diversa la questione dal punto di vista della legge. Trattandosi di una proprietà privata, il Tribunale non ha potuto far altro che aprire un'inchiesta penale contro i promotori dell'occupazione. E siamo in conclusione, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre su Rete Veneta.